La violenza di genere è un fenomeno che continua a colpire la nostra società, rendendo necessaria una riflessione profonda e articolata. Ogni anno, in occasione della Giornata Internazionale contro l'eliminazione della violenza sulle donne, si riaccende il dibattito su questo tema, evidenziando la necessità di interventi efficaci e di una maggiore sensibilizzazione. Le statistiche parlano chiaro. I femminicidi e le aggressioni nei confronti delle donne sono in aumento. E i casi recenti hanno suscitato un'attenzione mediatica senza precedenti. Tra i casi più discussi, quello di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni ha attirato l'attenzione non solo per la sua complessità, ma anche per le dinamiche relazionali che lo caratterizzano. La questione si complica ulteriormente quando si considerano le accuse di stalking e le dichiarazioni dell'avvocato difensore Leonardo D'Erasmo, che ha messo in discussione la narrazione prevalente. Secondo D'Erasmo, le prove presentate dimostrerebbero che non vi fosse un comportamento persecutorio da parte di Basciano, ma piuttosto una relazione conflittuale, definita addirittura patologica. Questo caso solleva interrogativi importanti riguardo all'uso delle leggi a protezione delle donne. Se da un lato è fondamentale avere strumenti giuridici che tutelino le vittime di violenza, dall'altro è altrettanto cruciale che tali strumenti non vengano utilizzati in modo improprio. L'avvocato D'Erasmo ha sottolineato come una denuncia infondata possa danneggiare non solo l'individuo accusato, ma anche tutte le donne che realmente subiscono violenza. La questione si fa ancora più delicata quando si considerano le testimonianze e le prove, che in questo caso sembrano essere contrastanti e poco chiare. In studio il dibattito si è acceso, con opinioni divergenti e una certa confusione generale. Patrizia Groppelli ha lanciato un monito suggerendo che la situazione potrebbe essere stata amplificata dai media e dalle dinamiche sociali. La necessità di cautela è stata ribadita da Federica Panicucci, che ha invitato a mantenere il focus sui fatti e a non cadere in speculazioni dannose. In un contesto così complesso è fondamentale continuare a discutere e approfondire il tema della violenza di genere, cercando di comprendere le dinamiche relazionali e le implicazioni legali. Solo attraverso un dialogo aperto e informato si potrà sperare di trovare soluzioni efficaci e di garantire